forse sembrerà banale, anche un po' superficiale, credere intensamente che la vita sia un film. Vi aspettate su chiamate, è l'idraulico fatto per voi, non potrete farne a meno più, crederete nei miracoli, vi amerete dopo ancora di più, ritrovate nella libertà, senderete tutto in serenità, vi vorrete sempre a tavola. Noi! Chi è? Signora, buongiorno, mi servirebbe una pinza. Pizza? Tu vuoi una pizza? Io non vendo le pizza. A mia sorella al negozio qui fa lì vende le pizza italiana, tutta italiana, capricciosa, malgrita. Vuoi pizza italiana? No, signora mia bella, io non voglio la pizza, voglio una pinza per sistemare il lavandino. Com'è andata, signorina? Bene, bene, pensa. Penso? Pensa, pensa. Che ho fatto un pezzo di canto e mi hanno detto che sembravo Maria Callas. Chi? Maria Callas! Ah! Poi ho fatto un pezzo di danza e mi hanno detto che sembravo Carla Fracci. Beh, signorina, complimenti, io sono contento per lei, allora l'hanno presa. No. Ecco. Perché poi ho fatto un pezzo di recitazione e mi hanno detto che sembravo Martufello, io! Fatti vedere un po' come stai bionda. No, te preferisco acqua e sapone. Teresì, ma questi non ce lo sanno che senza di te non esisterebbe nulla, non ci sarebbero i palazzi, i grattacieli, non ci sarebbero le città. Che è? Che te sembro abbastanza mignotta? Ecco, sapevo, me dovevo mignottizzare di più. Ma Teresì, ma che provini stanno a fare là? Perciò, signorina, non si dice mai di no ad una prima volta. Ho preso le scarpe giuste? Sì. Ecco, vada a fare sto provino. No, lo voglio fare il provino! La mia giornata inizia presto, alle 6:30 del mattino. Un caffè al volo, una sigaretta, un panino al volo, salgo su raccordo e si va. Inico nel traffico, mi chiamano, già urlano, mi suonano, guardo intorno, siamo tutti sterci, chi gesticola poi si scaccola, la giornata inizia qua. Sono 100 euro. Veramente sarebbero 200. Era Aurora Mendez, nota escort colombiana, a cui ho dovuto lasciare 200 euro a lei e 100 euro per la chiamata di mio zio. Una fatica, gioia. Bevi, favorite. Un altro? Sì. Buono, signori. E beh, che giove ne andate? E che devo fare, signor? E che non ci facciamo un brindisi a mio marito? Un altro? E certo, favorite. Devo dirti una cosa. Ecco. Sei veramente bravo. Grazie. Sì, io l'idraulico che ci abballa così non ci ho mai visto. Ma perché lui non è qua per aggiustare il bagno, è qua per fare il provino, te lo dico io. Sì, sì. E che volevo che vi dica? Io da ragazzino mi guardavo sempre i film di Fred Astaire e di Gene Kelly, me li guardavo tutti quanti, pensate che Singing in the Rain, se ho detto bene, Singing in the Rain, mo l'ho visto per centinaia di volte. Permesso, sono Marco Rea, eccomi. Gli operai parlano dentro stanze vuote, o quelle tute blu, che vengono cambiate solo due volte l'anno, una d'estate e una d'inverno. Quando dovete salire su dei ponteggi, dovete usare delle saldatrici, sulle gru, bisogna tenere massima attenzione. Io stavo dentro e lui stava di fuori, a fare le imparcature. Stavamo a 30 metri da terra. E io pure se stavo dentro c'avevo paura. Ma lui mi guardava da fuori e mi metteva sicurezza. Non ti preoccupare,
Io l'ho fatto per tante volte. Ludovì, quanti anni c'hanno i tuoi figli? Ludovico? Ludovì? 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 Poi un tonfo. Ma faccio e vedo tutta gente attorno, una cosa bianca, con una chiazza rossa. Quelli che parlano in televisione, quelli in giacca e cravatta, quelli bravi, dicono che è inaccettabile una morte bianca. Parlano di sicurezza, di formazione. Sono bravi, hanno parole belle. Te manca quel pochetto per finire, a Ludovico gli mancava quel pochetto, c'era arrivato, il sorriso gli era tornato in faccia, ma non si era reso conto che aveva messo il piede male. Ha cercato di reggersi, ma quella fretta che t'hanno messo per chiudere quel lavoro è la stessa fretta con cui è caduto Ludovico. Grazie.